Oggi un po' di curiosità, vi parlo dei computer con cui lavoro. Ebbene sì, ho voluto riassumere in un video tutte quelle che sono le postazioni con cui io lavoro quotidianamente. Io da professionista del mondo dell'immagine, non essendo un libero professionista ma gestendo all'interno di un'azienda una serie di cose, lavoro con più di un computer. E non parlo di un fisso e di un portatile, in realtà parlo di 4 computer, 5 computer. 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 computer, ok. Normalmente lavoro almeno su 5 computer, ma non che gestisco la parte di IT, di Information Technology, quindi li aggiusto, li sistemo, li faccio partire. No, ci lavoro proprio con 5 computer. Voi direte, come? Ma sei una singola persona, come fai a fare 5 cose diverse? Beh, in realtà non li utilizzo mai tutti quanti contemporaneamente, o meglio, li utilizzo quasi tutti quanti simultaneamente. Partiamo da quello più stupido che ho nel mio arsenale. In realtà più stupido non è, ma è questo. Questo è il mio MacBook Pro da 14 pollici, che è il mio computer personale. Personale perché è quello che porto in giro con me, è quello su cui faccio tutte le cose che sono più personali, quindi che ne so, catalogazione di fotografie, montare contenuti che creo per il web, fotoritocco, insomma tutte le cose che faccio io personalmente, le faccio seduto sul divano, normalmente le faccio col portatile. E quindi quando sono sul divano normalmente non sto lavorando, mi sto dedicando a delle passioni, a degli hobby, e quindi le faccio con il mio portatile. Naturalmente non lo utilizzo soltanto per i miei hobby, lo utilizzo anche per lavoro, special modo quando vado a lavorare fuori dall'ufficio o quando sono in casa e devo utilizzare più di un computer, perché in casa ho il mio secondo computer. Secondo computer che è la mia home workstation, quindi la postazione con cui lavoro quando sono in casa. Io normalmente spendo metà della mia giornata in ufficio, l'altra metà della mia giornata la spendo a casa se non sono fuori per lavoro, e quando sono a casa lavoro sulla mia piccola bestiolina che mi sono costruito con tanto 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 amore. E per chi mi segue sul canale avrà patito le sofferenze nell'assemblare questa workstation, che ultimamente ho fatto un piccolo upgrade. Chi mi segue su Patreon già lo sa, perché su Patreon ho pubblicato tutta una serie di video dove raccontavo anche questa cosa. Sono riuscito a procurare una GPU per la mia workstation, e quindi adesso una GPU un pochino più potente. Prima avevo una 3060, ho procurato una 3080, e quindi adesso riesco a lavorare molto, ma molto di più con quel computer. O meglio, ci lavoravo tantissimo anche prima, adesso ci lavoro ancora meglio. Ma che computer è? Beh, è un computer assemblato da me, vi elenco soltanto le caratteristiche principali: una CPU da 12 core, che è un AMD Ryzen 9 5900X, e una scheda video che è una Zotac 3080, Zotac 3080 Trinity qualcosa, perché ha tre ventole, è una cosa gigantesca, abominevole, che riscalda tantissimo. Mai avuto tutto sto calore all'interno del case. Il case è un semplice NZXZT. Il case è un semplice NZXT H510, una cosa del genere. Carino, l'unico problema è che ha pochissima gestione di entrate e uscita dell'aria. Questo lo sto notando con la GPU da quando ho cominciato a fare render GPU con la palla. La scheda scalda tantissimo e devo migliorare un pochino il flow dell'aria all'interno. Questo è un tassello che mi manca. E poi ho 64 GB di RAM. Non vi so elencare le memorie e le capacità dei singoli SSD HD, perché io lavoro con tantissimi di quegli hard disk contemporaneamente che perderò anche il conto. Però questa è la workstation che io normalmente utilizzo quando sono a casa, mentre quando sono al lavoro io utilizzo simultaneamente sempre due computer, che sono la mia postazione che da 3 anni mi porto avanti, che è un iMac Pro con 64 GB di RAM, 10 core Intel Xeon e la Vega 64 come scheda video, se non vado errato. Quella macchina mi dà sempre enormi soddisfazioni, infatti è una macchina da pieno regime, pieno lavoro, una macchina che sta sempre accesa sostanzialmente, e la utilizzo a distanza, da remoto, sempre, ci faccio sempre qualcosa, la macchina sta sempre facendo qualcosa, sta sempre lavorando. Scrivania opposta invece ho un Dell Precision Tower 7950, se non vado errato, che è una workstation da lavoro con due Xeon Gold da 16 tiered, quindi 32 core logici, se non vado errato,
64 GB di RAM e un Nvidia Quadro P5000. E questa è una delle due, entrambe queste postazioni, sia l'iMac Pro che il Dell, le utilizzo a pari merito. Quando faccio un lavoro con una, metto a esportare, a caricare, a renderizzare, a copiare dei file, mi sposto sull'altra e continuo a lavorare sull'altra. Quando l'altra è pienamente sotto lavoro, mi risposto sul Dell. Quindi faccio questo ping pong, infatti ho messo i due computer non uno a fianco all'altra, ma uno alle spalle dell'altra, quindi così mi basta girare soltanto la scrivania. E vicino a queste macchine ho sempre attaccato una serie di hard disk. Per esempio vicino all'iMac Pro ho sempre attaccato un G-RAID da 12 tera in RAID 0, questo perché è un hard disk molto ma molto capiente che mi dà la possibilità di poter buttarci tutto dentro e poi dopo smistare il materiale. E vicino ho un piccolo hub di hard disk in JDOB, per chi non conoscesse la dicitura, è praticamente un array di dischi e ogni disco lavora da solo, quindi il computer vede ogni singolo disco anche su quattro dischi, vede quattro dischi, questo è il JDOB. Mentre RAID 0 li unisce, RAID 1 ne fa il pairing, insomma questo è poi argomento di un altro video. Questo perché su quegli hard disk, quella dock che utilizzo con 4 bay, mi serve per fare i backup. Quindi metto i dischi, faccio copia, li tolgo, faccio il backup e quant'altro. Mentre sull'altra postazione invece ho tutta una serie di dischi sempre sparsi sulla scrivania perché ho altre due dock attaccate al computer sul quale vado a recuperare dei file oppure faccio anche qui il backup. Alle volte per fare il backup di diversi progetti ci metto giorni, quindi le faccio con entrambe le macchine, quindi ci sono un po' di queste cose qui. Quindi ci sono sempre hard disk sparsi un pochino ovunque. E poi la quinta e ultima macchina che uso un pochino meno spesso è una macchina molto simile al Dell che ho nella mia stanza, soltanto che ha una scheda video un pochino più potente, che è una RTX 5000, che è diversa dalla P5000, ed è la macchina che abbiamo dedicato alla sala color. Sala color, facendo post-produzione video, abbiamo acchittato questa piccola saletta color con il controller DaVinci, con tutte le manopoline, le palline del caso, e con un monitor tarato, che è un Eizo, non ricordo bene il modello, questo perché abbiamo tutto un ambiente che si può chiudere, può diventare a luce zero, e così possiamo lavorare tarando bene il monitor, calibrandolo e potendo fare color correction come si deve. Questa Dell è, se non sbaglio, praticamente uguale, stesso processore, stessa RAM, soltanto che cambiava la scheda video, quella è un pochino più potente. Insomma, voi mi direte, perché utilizzi tutti questi computer insieme? Beh, vi ho spiegato che parte della mia giornata la passo in ufficio e parte della giornata la passo a casa. E quindi già faccio la doppia distinzione, in ufficio utilizzo dei computer e a casa ne utilizzo un altro, perché a casa ne ho soltanto uno. Poi per le mie cose personali, per i miei hobby, ho il portatile. Mentre in ufficio mi direte, perché hai così tanti computer? Beh, perché molto spesso faccio dei task, quindi dei compiti, che impiegano molto tempo ad essere elaborati. Ciò significa, faccio un esempio stupido, può essere un render 3D. Un render 3D alle volte può impiegare 10-12 ore, anche di più o anche di meno. E quando l'ho lanciato su un computer, beh, io dovrei attendere così con le braccia conserte. Invece no, io mi sposto e continuo a lavorare con un'altra macchina. Mentre la terza macchina, quella da color, quella che utilizzo meno spesso, quella è stata realizzata ed è messa in un ambiente dedicato proprio per fare un singolo compito, proprio per concentrarsi al 100% in quel tipo di attività, perché la color, un po' come il missaggio dell'audio, ha bisogno di una concentrazione mentale e visiva, e ci ha portato alla decisione di dedicargli una sala apposita e realizzare una postazione dedicata solo per fare quell'attività. Poi naturalmente, essendo una macchina potente, poi la utilizziamo anche per altro, per la parte di montaggio, per la parte di compositing, quindi ci sono dei momenti in cui ci si mette vicino a lavorare, ma non per forza io, ci sono anche altre persone che ci lavorano. Mentre i miei due computer, che sono nella mia stanza, come ho spiegato, dato che faccio dei task molto lunghi, alle volte e mi capita più spesso di lavorare a un progetto 3D a casa, ma di metterlo in render il giorno dopo in ufficio, io avendo due postazioni, una la metto a lavorare, l'altra invece ci sono vicino, che svolgo le mie mansioni. Insomma, volevo fare questo video dove vi elencavo quelle che erano i miei computer e quello con cui attualmente a fine 2021 lavoro.
Se siete curiosi di scoprire di più, di scoprire delle retroscene, mi trovate su Patreon, dove realizzo un vlog dove parlo proprio di questioni tecniche, di questioni un pochino più specifiche, e vado ad analizzare alle volte anche questi aspetti. Quindi vi aspetto tutti quanti su Patreon e seguitemi anche su Instagram, perché non fa mai male. Vi ricordo anche di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, e se avete delle domande potete scrivermi qui sotto nei commenti. Insomma, cos'altro dirvi? Io vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video.